tratta questa guida dei luoghi curiosi di Roma? Allora, tratta dei luoghi di grande bellezza che sono fuori dal circuito della solita, inevitabile grande bellezza del centro storico del Vaticano. Tutto ciò che è fuori dal centro storico, quasi al Gra e anche oltre il Gra, perché dietro un cancello chiuso, dietro una transenna, si nascondono tesori inenarrabili e storie molto molto particolari. Cosa avete scoperto in particolare di così curioso? Scoperto, cerchiamo di far scoprire tutti i posti che a Roma solitamente sono chiusi, poco oppure poco fruibili, per cui raccontiamo un sacco di storie, a cominciare dalla misconosciuta Poledrara di Ceganibbio, che è una delle iniziative più meritevoli degli ultimi tempi presi dalla mano pubblica, però nessuno la conosce. Nessuno sa che a Castel di Guido c'è questo immenso e stupefacente giacimento paleontologico con i resti lasciati in situ, con un capannone e dei passaggi sopraelevati costruiti apposta per permettere di seguire il lavoro dei paleontologi. Quindi Roma è scrigno di cose preziose. Sempre, sempre. La cosa più bella di Roma è la stratificazione. Basta togliere una pietra e si arriva in un'altra epoca. Ne togli un'altra e continui ad andare giù. È come un viaggio infinito. Ma la cosa più bella anche che abbiamo scoperto sono anche i personaggi. Personaggi particolari. Ecco, lui parlava della Poledrara di Ceganibbio, l'elefante Polly. Oppure possiamo dire Livia, la villa di Livia, bellissima davanti al cimitero di Prima Porta. Una donna controversa. Una matrona che ha fatto con suo marito Augusto una vera coppia di ferro ed ha dato vita all'urbe e poi dopo appunto all'immensità di Roma. Nessuno sa per esempio che si parla tanto dei tombaroli, dei predatori dell'arte perduta, per citare un libro di Fabio Isman, nessuno sa che nel territorio del comune di Roma, alla Marcigliana, negli ultimi decenni i tombaroli hanno lavorato portando via migliaia e migliaia di pezzi che sono finiti sul mercato di tutto il mondo e quindi troviamo nei musei piuttosto che nelle collezioni private dei pezzi che sono stati trafugati proprio qui sulla Salaria dove era l'antica costumerium.